Subito occasione per il Sassuolo, bella giocata del numero 10, andiamo. Sentiamo l'incitamento dei tifosi del Sassuolo contro quelli del Bologna. Sezza, numero 18, una freccia sulla fascia, ci voleva due metri più di campo, però buona iniziativa. Bella palla, ma ottimo intervento del portiere del Perugia, che sventa una situazione pericolosa. Ottimo uscito da dietro per gli Umbri. Fermo il numero 10 del Modena, preso una botta. Guarda, qua c'è una punizione, guardatelo, numero 7 del Bologna sulla palla. Qua ci viene in mente subito Carlo Nervo, che alcuni si ricorderanno. Tanto Aramata, abbiamo anche Carota Boys, i tifosi di Sinner che sono venuti anche qua per vedere il torneo Speroni. Un saluto ai Carota Boys. Quest'aria ci sta salvando, eh? Lo sentiamo domani però, lo sai. Puma, sono tornato. Ho fatto tutto? Fatto. Quanto ti è durata? 26 minuti quella... Allora, devo portare alla cucina i complimenti delle società per il pranzo, eh? Vabbè, oh. Ci abbiamo dei fuori classe, ci abbiamo, eh? In cucina ci difendiamo bene. Sei palloni d'oro, Allora, aggiornami un po' sulle partite, dai. Partite ancora ferme sullo 0-0, ma buona qualità in entrambi gli incontri. Buon ritmo, diciamo. Allora, qua abbiamo il giallo-blu del Modena contro il Perugia. Sentiamo Scarlassara, uno dei decani del campo sportivo. Ah, non si può dire. No, ma è Massimo, eh.
punizione per il Sassuolo. Allora qua abbiamo anche un bomber tascabile, attenzione, numero 10, 10 del Sassuolo, una piccola incomprensione da parte della retroguardia bolognese. Vediamo se i genitori Taurasi Mattia porta in vantaggio il fantasista del Sassuolo con un calcio di punizione velenoso. 1-0. Si sta scaldando il pubblico, intanto. Vabbè, lo auguro, i sei ore che sono sotto il sole. Attenzione, Perugia. Bella giocata. Caro 10, lì Massimo Incerti avrebbe preso 4 rigori, avrebbe preso. Continua a spingere in questo momento con continuità. Il Modena è costretto alla difensiva. Tanto calcio d'angolo per il Bologna. Allora, abbiamo un'intervista, Puma, mi senti? Sì, forte e chiaro. Abbiamo un ciclista del pedale castelnovese. Oddio. Chi è te? Fosco? Palo! Iniziativa meravigliosa. Palo del Perugia. E anche grazie di cuore Puma, grazie, abbiamo sentito l'omaggio del pedale castelnovese. Puma, sì. ho appena conosciuto il futuro sindaco di Castelnuovo, il futuro sindaco, il signor Marco Lugli, grandi parole. Futuro sindaco, infatti c'è già il suo entourage, la giunta, te li presento, secondo me qualcuno lo conosci. Io non mi interesso di politica. Allora, adesso ti faccio sentire uno della giunta che potresti conoscere. Ben intimato, no. Ti presenti. Vai. Sera a tutti, grazie della partecipazione. Mamma mia. Quindi Andrea, la coppa del nonno. Del progetto. Vabbè. E grazie di tutto della partecipazione, perché è stato un evento venuto veramente bene. Grazie soprattutto alla vostra presenza, ma un grosso complimenti al progetto che ci ha messo tutta la voglia e che la passione che hanno dentro. Buon divertimento. Parole giovani, direi. Grazie capo. Hai sentito che roba? Grande, ma Capetti un signore. Capetti, io me lo ricordo come un gran centravanti anche. C'aveva passione. Allora, sì. Ci impegnava. Diciamo che era più lui a picchiare gli attaccanti, i difensori, che viceversa. Esatto. E poi ogni tanto, quando si sbagliava, faceva anche qualche gol, dai. Allora, qua il DJ è carico, perché dice, a forza di vedere delle partite, ho voglia di mettere su un po' di musica. Un po' di musica, leggero sottofondo ci potrebbe anche stare. Un leggero sottofondo. Ma leggero. Proviamo. Ce l'hanno la palla. L'altra là.
Perugia Modena veramente stanno dando tutto. 0-0 ancora, ma partita molto equilibrata. Alto d'angolo per il Modena. Attenzione, ottimo intervento del portiere. Poi Sassuolo sta ancora gestendo il suo vantaggio scaturito da palla inattiva. Qualcuno ha visto la fede? Qualcuno buona vista? Occasione ancora per il Modena. Bella azione ancora del numero 10 del Perugia, giocatore del talento. Fallo anche del numero 10 del Sassuolo. Questa partita è fantasista i poteri. Il potere, sì, vabbè, hanno capito cosa volevo dire. A seguire si affronteranno sul campo 1 Pisa Empoli, mentre sul campo 2 Sudtirol Cremonese. Del Perugia che sta giocando un'ottima partita come Modena. Qua il Bologna sta cercando in tutte le maniere di riaprire l'incontro, ma questo solo sta gestendo il vantaggio. Queste sono le parte. Intanto va via cosa? Mischia! Bologna le sta provando tutte per cercare di pareggiare. Calcio d'angolo ancora, calcio d'angolo Bologna. Grande intervento in chiusura del numero 11 del Sassuolo. Capitano del Bologna, l'ultimo a mollare. Incornata. Ce l'ha la palla. Matte. Sassuolo, un po' di prepotenza da parte del numero 9 Sassuolo. Allora proviamo a vedere se i genitori del Sassuolo sono carichi.
tu dici il nome, sentiamo se lo conoscono. Dici il marcatore. Allora, dici il marcatore.